Buonasera, vediamo quali sono i titoli di oggi. L'aeroporto Fellini riaprirà a metà febbraio. Oggi nella conferenza permanente sono arrivate le rassicurazioni di ENAC. Operazione On the Road. I carabinieri di Riccione hanno liberato tre ragazze bulgare costrette a prostituirsi in strada. Arrestato lo sfruttatore 28enne. Con 339 voti di scarto, Giuseppe Solfrini si conferma presidente della polisportiva comunale di Riccione, un risultato non privo di polemiche. Presentato al Grand Hotel il campionato del mondo della magia, a luglio al Palacongressi di Rimini 5.000 illusionisti, si stimano 40.000 presenze turistiche. Ben rientrati in studio. Dunque, la notizia di oggi è che c'è una data certa per la riapertura dell'aeroporto Fellini. È emersa oggi nel corso della conferenza permanente che si è svolta oggi pomeriggio, alla quale, oltre al prefetto Palomba e le istituzioni locali, è intervenuta anche la presidente di Erriminum, Laura Fincato, e il responsabile delle certificazioni ENAC, l'ingegner Nicolai. L'appuntamento, aperto anche alle parti sociali e agli imprenditori locali, era stato convocato proprio per fare chiarezza sullo scalo. Vediamo. Penso che siano stati segnati dei punti importanti, abbiamo praticamente delle date abbastanza precise, vale a dire ENAC, che era presente con il direttore centrale della certificazione, ci ha detto che entro il 12, termine ultimo, dovrebbe, tranne ovviamente eventuali, ma ormai la strada è in discesa, procedere alla certificazione, dopodiché l'aeroporto potrà diventare, penso, abbastanza immediatamente operativo. Oggi in un territorio ci sono imprenditori locali insieme a dei privati, con le istituzioni locali e il prefetto siamo nelle condizioni di poter dire che l'aeroporto ripartirà. Aggiungo che oggi abbiamo potuto vedere anche togliere quei dubbi, quel fumus. I passaggi giuridici e amministrativi sono stati complicati, sono stati tanti. La Presidente Fincato ci ha parlato anche di atti amministrativi, di ricorsi. Oggi la certezza è che l'ENAC darà la certificazione per far partire l'aeroporto. La situazione di una società che per essere definita concessionaria deve ottenere tutte le certificazioni. Per ottenere tutte le certificazioni che vengono rilasciate dall'ENAC ci vogliono delle condizioni, molte delle quali, direi tre quarti delle quali, sono state già esaurite in senso positivo. Oggi la riconsegna dei beni deve ancora avvenire. Rispetto a questi beni, chiamiamoli strumentali, che servono per far funzionare l'aeroporto, è stato preso l'impegno anche oggi da ENAC di nel corso della settimana prossima avere questa disponibilità nel senso fisico, che prevede poi la revisione. Speriamo che tutto sia a posto, ma insomma la revisione dei mezzi. Nel frattempo è già partita la survey per l'aerostazione, per verificare che le luci della pista, che i microfoni, che tutte le condizioni. Quindi se tutto quanto quello che è previsto debba essere certificato sarà messo nella certificazione di Erriminum, e ripeto siamo al 90%, è pensabile che i primi giorni di febbraio, la metà di febbraio, il prefetto aveva parlato di San Valentino, possiamo pensare che l'aeroporto si riapre. Ed era presente anche il neodirettore generale del Fellini, Marco Consalvo, già ai vertici dello scalo di Napoli. Consalvo ha annunciato l'intenzione di diversificare il mercato, troppo sbilanciato sulla Russia, e in tema di personale ha spiegato che lunedì termineranno i colloqui con i 73 dipendenti dell'aeroporto. Prevista una riduzione di organico, ma i dettagli saranno spiegati il 30 gennaio in un incontro con i sindacati. Consalvo ha anche anticipato alcuni interventi che saranno realizzati nell'immediato sul Fellini per modificare i flussi e consentire ai passeggeri di restare di più nella zona commerciale. Nei primi 10 giorni di febbraio si terrà una nuova conferenza permanente, mentre martedì il prefetto incontrerà le forze dell'ordine per alcuni dettagli tecnici sul ripristino a pieno regime dei presidi aeroportuali. Voltiamo pagina per andare dai carabinieri che hanno svolto l'operazione On the Road. I carabinieri di Riccione hanno liberato tre cugine di nazionalità bulgara costrette a prostituirsi in strada. È stato arrestato un 28enne, anche lui bulgaro, guadagnava fino a 800 euro al giorno.
Le accompagnava in strada, le faceva prostituire e poi si intascava tutti i soldi dai 500 agli 800 euro al giorno. I carabinieri di Riccione hanno arrestato un 28enne bulgaro per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, vittime almeno 6 ragazze connazionali dell'uomo, 3 cugine tra loro. Non è stato ancora accertato se le costringesse con la forza, ma sicuramente si comportava come un padre padrone. Abbiamo accertato che lui le accompagnava anche dal medico, le ha accompagnate per il Natale. Probabilmente dai loro familiari, perché non le abbiamo seguite fino in Bulgaria, insomma, ma loro ci hanno raccontato che sono state lì per il Natale e poi dopo aver effettuato il cambio delle donne è ritornato in Italia a fare lo stesso lavoro che faceva in precedenza. Un'indagine che ha preso il via dalla segnalazione di un carabiniere fuori servizio che una sera aveva notato un'auto che accompagnava 4 donne in strada. I militari hanno poi identificato le ragazze, l'area di prostituzione, la statale Adriatica, sotto il controllo dell'uomo. Sotto sequestro circa 2.000 euro in contanti e la BMW di grossa cilindrata utilizzata dal bulgaro. La tenuta prigioniera per una notte intera, tentando più volte di violentarla, non riuscendoci, probabilmente solo perché ubriaco. I carabinieri ieri hanno arrestato un 43enne pluripregiudicato residente a Cattolica di origini pugliesi per tentata violenza sessuale e violenza privata. Vittima la sua ex compagna ucraina. I due si erano lasciati poco più di un anno fa. Quando ieri sera i militari sono arrivati nell'appartamento di Cattolica, hanno trovato la porta di casa spalancata e la porta della camera da letto invece chiusa a chiave. L'uomo è stato convinto ad aprire e si è presentato seminudo. La donna invece era stesa sul letto con diverse tumefazioni sul volto. È stata accompagnata all'ospedale mentre l'uomo si trova invece nel carcere di Rimini. E ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti a Viserba in una villetta per l'incendio, in un incendio dove hanno strappato alle fiamme una donna disabile. Poi è successo un imprevisto, il terreno ha ceduto sotto il peso dell'autobotte dei pompieri che è sprofondata in strada. Vediamo. I vigili del fuoco sono arrivati immediatamente dopo la chiamata disperata di una donna poco dopo le 20 di ieri sera, intrappolata nella sua casa in fiamme in via Milano a Viserba. La donna, riminese, aveva steso il bucato vicino al camino ed è stata forse una scintilla a provocare l'incendio che ha avvolto in poco tempo tutto l'appartamento. Momenti di apprensione quando si è appreso che nell'appartamento sottostante si trovava una donna disabile costretta a letto. La donna è stata tratta in salvo senza particolari problemi, nessuno è rimasto ferito. L'edificio è stato evacuato per problemi di agibilità e nelle prossime ore saranno definiti i danni provocati alla struttura. Ma dopo il salvataggio i pompieri si sono trovati alle prese con un contrattempo. La seconda autobotte è accorsa sul posto mentre stava facendo retromarcia nella via, piuttosto stretta. È sprofondata nell'asfalto in una voragine profonda circa un metro. Il terreno deve aver ceduto sotto il peso dell'automezzo. L'incendio è stato domato in circa mezz'ora, ci è voluta invece qualche ora per liberare la via. Sul posto anche un'ambulanza in via precauzionale, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale. Con 339 voti di scarto, Giuseppe Solfrini si conferma presidente della polisportiva comunale di Riccione. Le operazioni di scrutinio sono finite all'una della notte scorsa. 1.377 i votanti sui 3.474 aventi diritto, anche se in quasi 600 avevano fatto una delega. Un'elezione cui si è arrivati tra molte polemiche. Oltre 800 persone in coda, file che hanno superato le due ore. È lo scenario che si presentava ieri sera al Playhall di Riccione, dove si sono svolte le votazioni per eleggere il presidente della polisportiva comunale, un numero da fare invidia a qualche recente tornata elettorale. I voti sono stati 1.377, anche se circa 600 fatti con delega. Alla fine ad imporsi è stata la lista del presidente uscente, Giuseppe Solfrini, che ha incassato 853 preferenze, 514 per lo sfidante Alessandro Casadei, 10 le schede nulle. Che il clima Riccione per questa scelta fosse caldo lo si era capito dalle tante polemiche delle settimane scorse. Credo che siano stati alzati troppo i toni in maniera forse impropria, perché poi alla fine è una società sportiva. Questo probabilmente ha portato a una radicalizzazione dello scontro in città, che dalla polisportiva è stato vissuto più da spettatore che da protagonista. L'obiettivo è di continuare a lavorare tenendo anche in considerazione quelle che sono state le critiche della lista avversaria, perché va fatto anche questo,
L'obiettivo qual è? Il potenziamento degli impianti, l'incremento delle attività sportive che poi si possono svolgere all'interno della famiglia della polisportiva. Dibattito acceso soprattutto sui tesseramenti dell'ultima ora e sull'eccessiva ingerenza dei partiti. Chi ha fatto la tessera l'ha fatta per esprimere il suo parere sul futuro della polisportiva. Io, finché rimarrò presidente, farò tutto quello che va fatto affinché i partiti rimangano fuori dalla polisportiva. Non la politica, perché la politica in senso nobile è comunque una cosa importante, ma che tutti i partiti, nessuno escluso, rimangano fuori dalla polisportiva. Perché la polisportiva deve essere ed è un patrimonio di tutti i riccionesi, ma di ripeto, di tutti i riccionesi indipendentemente dalle loro idee politiche. L'obiettivo è far sì che i riccionesi in polisportiva si sentano a casa propria. Amaro il commento dello sfidante Alessandro Casadei, secondo il quale in queste elezioni della polisportiva Riccione lo sconfitto è stato lo sport. Casadei torna a criticare le 346 tessere sottoscritte negli ultimi 3 giorni dello scorso anno che avrebbero condizionato, secondo lui, il risultato finale e afferma di aver visto in coda per votare pochi sportivi e molti colonnelli della politica. Da Casadei anche il ringraziamento a chi lo ha sostenuto e in particolare ai campioni di nuoto Simone Sabbioni ed Elisa Celli che ieri si sono messi in fila per votare. E oggi c'è stata la presentazione ufficiale al Grand Hotel di Rimini per i campionati mondiali di magia che si svolgeranno a luglio al Pala Congressi di Rimini. Un evento per la prima volta in Italia che richiamerà i migliori illusionisti da tutto il mondo e porterà in Riviera 40.000 presenze turistiche. Mancherà solo Harry Potter, ma tutti gli altri maghi ed illusionisti più famosi al mondo si daranno appuntamento al Palace di Rimini dal 6 all'11 luglio. Per i 26esimi campionati internazionali di magia arriveranno i big di tutto il mondo, da Luis de Matos, protagonista della trasmissione Cosa ti dice il cervello, all'ultimo trionfatore di America's Got Talent, Matt Franco, e sono in corso contatti anche con David Copperfield. Portare l'evento in Riviera però non è stato semplice. È stata una vera magia perché avevamo contro la Corea, che ovviamente hanno budget illimitati, avevamo contro l'Irlanda e il Messico. Però noi avevamo tanta fantasia, avevamo la magia dalla nostra parte, il supporto di Rimini, che comunque è una città speciale, e abbiamo convinti a venire in Italia perché in Italia sicuramente vivranno un'esperienza indimenticabile, non solo legata alla magia, ma legata a tutti i giorni in cui potranno passare e spendere vacanze e tempo qua. Ci saranno 150 concorrenti tra i migliori maghi del mondo, più di 5.000 maghi spettatori e auspichiamo 500.000 spettatori live per quelle che sono le Olimpiadi della Magia. Poi il campione diventa il campione del mondo, solitamente va a Las Vegas e la sua vita cambia e diventa una star internazionale. Raccogliamo i risultati di 3 anni di lavoro, commenta soddisfatta Stefania Agostini, direttrice del settore congressuale di Rimini Fiera, ricordando anche i prossimi eventi internazionali che il Palace ospiterà, come le convention di Coca-Cola e Tupperware. Nella settimana dei campionati la magia non si fermerà però al solo Palace. Ci saranno tanti eventi per coinvolgere città e turisti, 40.000 quelli attesi per l'evento. Il sindaco Gnassi parla di un risultato frutto di una strategia e ricorda le possibili sinergie con l'Expo. I cinesi sono attratti da tutto il mondo del magico, dalle trasmissioni televisive sulla magia e abbiamo già accordi con tour operator che porteranno i cinesi per Expo e faranno calare i cinesi appunto in Riviera per il campionato del mondo della magia. Quindi una grande strategia di rilancio di eventi di rango internazionale per produrre economia e lavoro. Per l'assessore regionale al turismo Corsini, alla sua prima uscita ufficiale, l'occasione per rimarcare l'obiettivo di portare il PIL del turismo dell'Emilia-Romagna dall'8 al 10%, cercando di superare anche il nodo collegamenti. Previsto a breve un incontro con le ferrovie. Abbiamo l'obiettivo che a partire da Expo e poi naturalmente in maniera strutturata e duratura anche per il periodo successivo, questa parte della regione dove c'è la massima concentrazione di strutture ricettive, dove si genera l'85% del fatturato turistico, sia meglio collegata rispetto a oggi con i grandi bacini internazionali. Un'ottantina di missionari, la maggior parte religiosi ma anche diversi laici, 3 famiglie, 10 donne e 6 uomini. La presenza missionaria della diocesi di Rimini nel mondo sarà ricordata domenica con la celebrazione della giornata della promozione umana e della missione diocesana in Albania. E proprio domenica alle 21 in Sala Manzoni a Rimini torna l'appuntamento con Rimini for Africa, la serata dedicata alla missione a Mutoko in Zimbabwe dove operano
saranno la dottoressa Marilena Pesaresi, Lucia Grassi e il medico odontoiatra Massimo Migani. Questa sera il dottor Migani sarà ospite insieme al responsabile della missio diocesana Donaldo Fonti della puntata dei giorni della Chiesa. Ne vediamo uno stralcio. La prima settimana pensai, caspita, ma qui si sta bene, però non è che adesso mi viene voglia di mollare tutto e dico no, per l'amor di Dio, no. Poi invece, però non va sempre a finire così, quindi state tranquilli. Però la cosa, la ricchezza grossa, e soprattutto io penso in momenti di crisi, e qui da forse non più giovane adulto, ormai comincio a diventare sempre più adulto, ma mi sento ancora molto giovane, mi sento proprio di riferirmi, di parlare ai ragazzi, cioè vale la pena quello che si vede giù o che si vive in un'esperienza di questo tipo, quando Don diceva si cambia e si deve cambiare per la vita, cioè non può non toccare nel profondo, ma soprattutto in momenti di crisi, momenti in cui a volte siamo più portati a perdere la speranza di quello che può essere il futuro. Io ho la percezione magari dell'Italia molto da lontano, però anche poi giù viviamo nella crisi, ma è proprio quella di dire che vale la pena oggi più che mai per noi cristiani poi di spendersi e di credere in un valore grande e di investire la propria vita in un valore grande. E questo giù, vivendo un'esperienza di collettività, un'esperienza di condivisione interculturale, eccetera, è la ricchezza che si può e si deve ricevere da queste esperienze, da questi viaggi. Allora, anche se poi è l'esperienza di una volta, però veramente il mio augurio e la mia preghiera è che possa cambiare plotoni di ragazzi, perché gente, cioè, vale la pena. Veramente credo che ognuno di noi è chiamato a vivere la missionarietà nel luogo e nel posto in cui si trova. Non è che dobbiamo pensare a missioni solo vuol dire la partenza verso chissà dove, America Latina piuttosto che non Africa. La missione è qui. E nei giorni della Chiesa anche la nuova rubrica Lettere da Patmos, con cui il Vescovo Lambiasi si rivolge alle comunità cristiane della diocesi per sollecitare la loro riflessione in vista della missione straordinaria che si svolgerà il prossimo anno. Con questo chiudiamo, grazie a tutti voi dell'attenzione, vi ricordo che potete continuare a seguirci sul sito di informazione newsrimini.it, sulle frequenze di Radio Icaro e ovviamente sul canale 91 con i nostri notiziari alle 19.15 e 20.15. Dopo il telegiornale ci sarà il meteo. A tutti voi buona serata.